Buongiorno ragazzi, siamo qua con Lorenzo Granai, navigatore di Gian Domenico Basso, con cui ha vinto il campionato italiano Rally 2019 su Skoda Fabia R5. Ci racconti com'è essere navigatore di campione italiano Rally, comunque campione italiano anche tu. Sì, è una bella soddisfazione. Avevamo già vinto il campionato nel 2016, poi abbiamo fatto 2 anni fuori dall'Italia nel Tour European Rally 2017-2018 e abbiamo vinto tutti e due gli anni, e 2019 siamo rientrati nel campionato italiano e abbiamo rivinto il campionato, e quindi la soddisfazione è grande. Insomma, volevamo difendere il titolo che ci sentivamo di dover difendere dall'ultimo anno in cui avevamo partecipato. È stato un rientro difficile, è stato un rientro contro squadre ufficiali, quindi la Loran, che ci ha permesso di disputare il campionato, ha fatto degli sforzi abbastanza grossi, però chiaramente le potenzialità di Gian Domenico non si discutono, e abbiamo dato il massimo, sia io che lui, che la squadra, appunto la Loran, e siamo riusciti a finire il campionato e a vincerlo sull'ultima prova speciale dell'ultima gara, quindi ti puoi immaginare la soddisfazione, ma anche il pathos fino alla fine. Emozione. Ricordo Gian Domenico Basso, ha vinto 2 titoli europei e 3 campionati italiani, anche se gli europei e un titolo italiano non navigato da te, però comunque è giusto ricordarlo che come pilota ha vinto grandi cose, diciamo. Sì, lui aveva già un passato molto glorioso quando ho iniziato a correre io con lui. Ho fatto una gara nel 2013, il Rally di Madeira, che abbiamo vinto ad agosto nell'isola di Madeira, appunto l'isola portoghese. Una gara molto sentita, e saluto tutti gli appassionati perché ci tengo tantissimo a quella gara e a quella tifoseria, ecco. E a tutti gli appassionati. E poi abbiamo fatto delle gare nel 2014 insieme, ne abbiamo fatte 3, e poi dal 2015 in poi abbiamo corso insieme a tempo pieno, ecco. Ma lui veniva già da campionati vinti, aveva corso ufficiale anche nel campionato mondiale con la Proton, aveva vinto 2 europei, aveva corso ufficiale con l'Abarth, e il suo precedente navigatore Miti Adotta è colui con il quale aveva vinto i campionati precedenti. Poi comunque negli ultimi anni abbiamo vinto abbastanza anche noi. Ecco. Certo, poi so che oltre a Basso hai navigato anche il grande Renato Travaglia. Sì, Renato è stato una pedina fondamentale nella mia crescita, nel mio arrivo appunto a diventare campione italiano. E con lui ho corso 8 anni, dal 2004 ho fatto 3 gare, poi dal 2006 in pianta stabile fino al 2012. Gli ultimi anni poi avevo corso poco, però insomma sì, una collaborazione anche con lui che per me è stata fondamentale, ecco, mi ha dato tantissimo. Poi so che hai corso anche con Lorenzo Bertelli qualche gara del Mondiale con la WRC. Sì, nel 2015 abbiamo corso con la WRC, ho fatto 8 gare del Mondiale, abbiamo fatto 2 volte decimi assoluti, quindi 2 punti conquistati nel campionato mondiale, 1 punto in Finlandia, 1 punto in Galles, che secondo me sono le 2 gare forse tra le più difficili, ecco. Quindi una per un motivo, che è quello della Finlandia, veloce, dossi, non si vede mai la strada
non sai dove atterri alle velocità con cui affronti tutti quei dossi che ci sono, e l'Inghilterra perché è molto scivolosa, molto fangosa, tanta nebbia, spesso di notte non si vede mai la strada, e anche quella molto velocissima. Quindi è stata una bella soddisfazione. Anche con Lorenzo la collaborazione era iniziata nel 2011, avevamo fatto già alcune gare del mondiale con i gruppi N, e poi con la WRC è stata una bella esperienza. So che hai navigato anche una donna, la Tamara Molinaro, che comunque ricordiamo che nel mondo del rally non si sono viste tante donne, però è giusto anche dare spazio alla femminilità in questo sport, che non si pensi che sia solo un rally per uomini. Sì, Tamara l'avevo conosciuta un po' di anni fa, quando era proprio giovanissima, addirittura minorenne mi sembra, e io da istruttore della scuola federale gli avevo fatto il corso per la licenza. Poi ci siamo rincontrati nel 2019 nell'abitacolo, nello stesso abitacolo, perché abbiamo disputato la Svezia, il campionato, cioè la gara del campionato mondiale in Svezia sulla neve, e è stata una bella esperienza. Lei è ancora giovanissima, ha tanta grinta, tanta voglia di fare, ci mette veramente tanto impegno, ha una famiglia alle spalle che la supporta e che crede in lei, e giustamente gli mette a disposizione tutta l'esperienza del team di suo papà, e sicuramente abbiamo fatto una bella gara, ci siamo divertiti, è stata una bella esperienza, ecco. Certo, poi volevo chiederti di questa iniziativa di cui fai parte, questo gruppo che è il Rally Italian Talent, se puoi parlarcene un po' e come funziona. Sì, il Rally Italia Talent è una realtà ormai consolidata, e siamo un bel gruppo, ci sono tanti istruttori, Travaglia, appunto, Basso, poi Longhi. Ci sono navigatori come Scatolin, D'Amore, diciamo siamo un gruppo affiatato, e è una bellissima iniziativa, permette ai giovani o anche ai meno giovani, a chi comunque nella vita ha avuto come soddisfazione quella di poter realizzare il sogno, appunto, non più che soddisfazione, il sogno di poter salire su un'auto da corsa, e noi cerchiamo il talento, anzi i talenti, perché ci sono varie categorie e i premi sono numerosi, e in fondo all'anno, appunto, dopo tutta una serie di selezioni di semifinale e finale, troviamo i vincitori delle varie categorie che poi potranno disputare una vera e propria gara di rally su una macchina da corsa. Comunque anche nelle fasi delle selezioni tutti i partecipanti hanno la possibilità di guidare avendo di fianco un campione, e già quello comunque è una bella soddisfazione per loro, e anche un modo di essere formati, perché ricevono dei consigli che poi sono utili anche sulla guida di tutti i giorni e per migliorare e per essere più sicuri anche sulla strada. Quindi un'ottima iniziativa. Una grande iniziativa, bella soprattutto per chi vuole spingersi nel mondo dei rally. Essendo tu navigatore, il primo navigatore di questa serie, ci puoi parlare del compito del navigatore che va dalle ricognizioni alla gara? Sì, il navigatore è un ruolo abbastanza difficile e complesso, difficile anche da spiegare in pochissimi minuti, ora così in un video. Chiaramente parliamo delle parti più importanti, o quelle più evidenti, insomma, che sono quella della lettura delle note durante la prova speciale, e come possiamo anche vedere da vari camera car, video che ci sono su YouTube o anche su altri canali. E in quel caso il navigatore ha il ruolo di anticipare al pilota le difficoltà della strada che dovrà affrontare. È un po' come gli occhi del pilota, che gli permettono di vedere oltre a quello che i suoi occhi reali
gli consentono, e questo serve per poter aumentare la velocità. Lui verrà allertato, ecco, di alcune difficoltà che si troverà di fronte, oppure verrà anche informato della facilità delle curve che dovrà affrontare, e questo in un caso gli serve per rallentare magari e non avere curve brutte improvvise che gli potrebbero causare anche delle uscite di strada. Nell'altro invece, quando viene informato della facilità della curva, anche se magari nascosta, non si vede, cieca, però una curva molto veloce, la nota del navigatore che gli verrà letta prima dell'affrontare la curva gli permette di poter tenere giù, come si dice, cioè di affrontarla in modo con una velocità molto alta e anche se la curva era cieca, ecco, insomma. Quindi le note servono per poter capire in anticipo la difficoltà del percorso, della strada, e adeguare la velocità per poterla affrontare al massimo. Certo, il compito del navigatore comunque non è un compito facile, e avevo una domanda per te. Abbiamo detto sì, prima no, che... ora poi non ho finito, nel senso, questo è quello che si vede. Poi il navigatore fa tanto altro, e ha un ruolo anche organizzativo, un ruolo gestionale. Ci sono tante sfaccettature del ruolo del navigatore che non si vedono dai video, dai camera car. Ora io ti ho parlato appunto della parte più evidente, ecco, di quella più tangibile. Sì, sì, certo, di quella, diciamo, più che vedono i più tanti. Sì, che tutti conoscono, ecco. Sì. Ti conosco. Volevo chiederti come ti sei sentito quando sei diventato, diciamo, navigatore campione italiano rally. Beh, sicuramente è stato un sogno realizzato, perché lo inseguivo da tantissimi anni. Ci sono arrivato in età un po' matura, però comunque è sempre una soddisfazione molto grande. Ecco, tutti i vari percorsi che ho fatto per arrivare a questo punto hanno avuto tutti una parte fondamentale nella mia crescita. E ognuno di questi ha realizzato al raggiungimento una grande soddisfazione. Poi il raggiungimento del titolo italiano, ovviamente, in questo momento è stato il picco dei miei sogni realizzati. Volevo chiederti qual è stato il tuo primo rally, e come è andato, come ti sei sentito? Il mio primo rally è stato nel lontano 1992, quindi si parla quando le ruote erano di legno, forse. è stata una gara, un rally sprint, quindi una gara molto breve, ma già mi ricordo più che altro tutta la preparazione, cioè che ho passato mesi a pensare che avrei debuttato e che avrei fatto questa gara, e tutti i giorni andavo, era vicino a casa mia, e quindi tutti i giorni andavo a vedere se gli altri provavano, come andavano. Io andavo a vedermi le strade, facevamo delle nottate con la brace a vedere gli altri che provavano. Insomma, è stata una preparazione, sembrava che dovessi andare sulla luna, però insomma... chiaramente quando si è giovani e quando hai come aspettativa, come speranza, quella di poter salire su un'auto da corsa, e ti viene prospettata la possibilità di farlo, è stato bello, come ricordo. È stato il rally della Fettunta a dicembre 1992. Sono arrivato quarto di classe, mi sembra, con una Peugeot 205 rally. Poi volevo chiederti una macchina su cui vorresti salire, che potrebbe essere una macchina come una WRC Plus, come potrebbe essere anche una macchina storica come una Lancia Delta. Ma in realtà sulla Lancia Delta ho già fatto due gare con Andrea Ghini, una a San Marino,
e una in Toscana al Tuscan, che comunque erano due gare storiche, diciamo, con la Lancia Delta, con Aghini, quell'obiettivo l'ho già vissuto, ecco. La Plus invece ancora non ci sono mai salito, e sicuramente in questo momento sarebbe un sogno, però ce ne sono pochissime, corrono solo nel mondiale, ora probabilmente verrà aperto anche in Italia la possibilità di usarle, ma sono talmente poche in circolazione che non vedo una possibilità a breve di poterlo fare. Certo, comunque io ti auguro il meglio per il resto della tua carriera, a te e ai tuoi piloti. E volevo chiederti, farti l'ultima domanda per il CIR 2020, che adesso è in punto di domanda, ovvero non si sa se si correrà solo qualche gara, se si recupererà tutto, però ricordiamo che per il coronavirus bisogna stare a casa, e giusto così, però comunque io ti auguro il meglio per questa stagione. Sì, ti ringrazio. Chiaramente in questo momento anche io, come tutti, sono chiuso in casa e con la speranza appunto che questo comportamento che tutti gli italiani diligentemente hanno tenuto ci consenta di poter tornare prima possibile alla nostra passione, alla nostra vita di tutti i giorni, a poter tornare a fare le gare che non sono la priorità in questo momento, perché la priorità è che vengano salvate più vite possibili, però chiaramente con un occhio anche alla ripartenza, ecco, spero che sia prima possibile. Certo, magari di incontrarci anche dal vivo qua nel mio rally di casa, che è il Rally 1000 Miglia, che è una new entry di quest'anno del campionato italiano Rally 2020, magari farsi una foto insieme. Sì, volentieri, volentieri. 1000 Miglia è una gara che ho nel cuore, e quando ho visto che l'hanno rimessa nel campionato sono stato molto contento. Mi dispiace ovviamente per gli amici dell'Alpi Orientali, perché non meritavano di essere esclusi dal campionato italiano, però il rientro del 1000 Miglia, a prescindere da chi ne ha fatto, da chi è stato tolto dal campionato, il 1000 Miglia è una gara che mi è sempre piaciuta, una gara a cui tengo molto, e quindi non vedo l'ora di poter tornare dalle tue parti, e poi vieni a trovarmi al parco assistenza e facciamo una foto, senz'altro. Certo, volentieri. Adesso ricordiamo di seguirci su questo canale YouTube, ovvero Benza Crew, anche su Instagram Benza Crew. Seguite anche Lorenzo sul suo profilo Instagram, che è lorenzo.granai, giusto? Sì, esatto. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Let me down.